Stefano Sarti, buongiorno. Buongiorno. Lei è responsabile commerciale dell'azienda M-Lab di Modena, una piccola realtà che sta crescendo a grande velocità grazie alla sua riconversione passando dal mondo dell'estetica alla sanificazione. Allora, prima di parlare di questo nuovo sviluppo, volevo con lei ritornare alle sue origini. Allora, MLab è nato ormai tanto tempo fa, parecchi anni fa, è sempre stata improntata per quanto riguarda la medicina estetica non invasiva, progettando e producendo direttamente i propri prodotti. Quindi diciamo che ormai l'esperienza nel campo dell'estetica, ad esempio, è più che ventennale. La scelta della riconversione è stata una conseguenza, diciamo, un obbligo dovuto alla pandemia o era piuttosto un'idea che aveva già in moto prima? No, oggettivamente non era un'idea che c'era già venuta in testa. Lì è stata la genialità del proprietario, signore ingegner Massimo Reggianini, che in momento della pandemia, perciò parliamo di subito febbraio, fine febbraio, inizio marzo, ci siamo guardati un attimo in faccia e abbiamo detto: qua adesso cosa si fa? Perché effettivamente tutto chiuso, non si capiva cosa doveva succedere, cosa ci sarebbe successo. E quindi, avendo tutte le tecnologie serventi comunque già dentro in azienda, perché noi producevamo già macchinari ad ozono, però per la salute e la bellezza della persona, abbiamo convertito una parte della produzione in macchinari per la sanificazione degli ambienti a saturazione con l'ozono, con tutte le certificazioni del caso. E da lì siamo partiti. È stato coraggioso da parte vostra di rimettersi in gioco. Assolutamente sì. Il pensiero, quando l'abbiamo valutato, ci ha lasciato perplessi tutti quanti, perché comunque c'era da investire in un periodo particolare degli altri soldi, anche tanti soldi. E quindi ci siamo messi di buona lena, come si dice, e abbiamo fatto tutte le nostre prove, tutte le nostre certificazioni, perché i nostri prodotti sono tutti made in Italy e certificati da enti esterni, e dopodiché siamo partiti, e devo dire la verità, siamo partiti veramente molto molto bene. Una piccola azienda, che dicevamo all'inizio, è nata così, M-Lab, ha in generale un'attitudine, una particolarità che è di coccolare il cliente. Una volta che cresce, è fattibile tenere questo rapporto con il cliente? Allora, diciamo che effettivamente subito non avevamo, non ci eravamo posti questo problema, però oggettivamente il problema è arrivato avanti perché noi ci sono arrivate delle commesse un po' da tutta Italia e anche dall'estero, quindi seguire il cliente non è stato assolutamente semplice. Diciamo che ci siamo parecchio allargati, abbiamo parecchi collaboratori che ci danno una mano, siamo organizzati sul territorio, ognuno con la propria zona. E quindi riusciamo comunque a coccolare, come hai detto tu, il termine giusto, il cliente. Ma infatti, quali sono i diversi prodotti o servizi che offre l'azienda ai suoi clienti? Allora, come dicevo, noi siamo partiti con l'ozono, poi il mondo della sanificazione è un po' cambiato, diciamo così. La gente prima chiedeva la sanificazione degli ambienti, dopodiché, sentendo poi la TV soprattutto, si è passato su un discorso di sanificazione dell'aria. Quindi, collegato a questa tecnologia, l'altra tecnologia che ormai tutti conoscono, che comunque è naturale perché è presente nella natura, come nell'ozono, come per l'ozono, sono i raggi UVC. Quindi abbiamo brevettato dei macchinari a UVC e ad oggi siamo gli unici ancora, a mia conoscenza perlomeno, che uniamo queste due tecnologie in contemporanea per la sanificazione degli ambienti e dell'aria 24 ore su 24, anche con una piccola emissione di ozono, e ci ha permesso di avere un'altra fetta di mercato che ancora non avevamo. Devo dire che in breve tempo anche questo è modificato ed è cambiato. Ora le esigenze aziendali, soprattutto non dei privati, ma soprattutto delle aziende, si sono spostate su dei protocolli con le certificazioni dovute che servono per dar sì che qualsiasi tipo di sanificazione possa essere seguita nelle 24 ore dell'utilizzo degli ambienti con altri, diciamo, fattori, altri materiali che ti possono garantire la continuità della sanificazione. Quindi sono nati dei protocolli proprio di sanificazione che vengono fatti e creati in base alle cubature che
si vadano a sanificare e insieme a raggi UVC riusciamo a unire, diciamo, questa sanificazione totale e globale 24 ore su 24. Abbiamo fatto altri due prodotti, anzi in realtà sono tre, oltre a tutti i DPI serventi, quelli che oggi tutti cercano, comunque le mascherine, le visiere, i gel sanificanti li facciamo noi. E abbiamo creato altri prodotti, un altro che si chiama Sanitec Air, che è un macchinino abbastanza piccolino, che non è, diciamo, che serve per creare una bolla d'aria nelle zone di lavoro. Ad esempio, adesso sono al computer, con te che sto parlando, io ce l'ho attaccato al computer, sono da solo, non ho problemi, ma se fossi con della gente di fianco, io avrei questa bolla d'aria nella mia zona, mentre parlo con te, di aria sempre sanificata. Essendo anche fumatore, si sente anche dalla voce, io ce l'ho sempre perennemente in macchina. E non ho più odore di fumo, anche questa è una cosa molto importante che piace tantissimo. Logico che questo è un prodotto che è rivolto anche alle aziende, ma tantissimi privati hanno dato il loro feedback. Un'altra cosa che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto una pedana sanificante denominata Sanitec Matte, è uno zerbino professionale, in nylon fibra al 100%, con il suo prodotto dedicato per la igienizzazione del camminamento. Tutti pensiamo alle mani e a creare non carica batterica lavandoci lo stesso, ma nessuno pensa mai a tutto quello che può calpestare, perciò portare dentro negli ambienti che siano di casa o di lavoro, diciamo, durante il camminamento, perciò sotto le proprie scarpe. E anche questo è un altro prodotto che sta avendo veramente dei risultati elevati. L'ultimissimo prodotto, che è una cosa veramente nuova, si chiama UVC O3 Evo. UVC perché unisce, come dicevamo prima, l'azione dei raggi UVC, O3 è il segno dell'ozono, Evo perché è l'evoluzione, perché oltre ad essere utilizzato per la sanificazione dell'aria, ok, il prodotto ha una piastra per quanto riguarda la saturazione, perciò l'emissione ad ozono, da 20 grammi l'ora, che può permettere con un unico macchinario, infatti è denominato all in one, di avere la sanificazione ambientale e anche la sanificazione dell'aria. E questa è proprio una novità assoluta. Bene, tanti prodotti interessanti. Allora, adesso che siamo sotto la pandemia, sì, uno dice effettivamente la sanificazione è il suo boom, ma mi sembra di capire che poi create prodotti che andranno al di là della pandemia. Noi crediamo fermamente, fortemente in questo sistema, diciamo, di vita quotidiana, perché avere la possibilità di frequentare il proprio posto di lavoro, respirare aria sanificata e toccare oggetti che sono sanificati, arrivare a casa dai propri cari avendo, non voglio dire la certezza, ma stando un po' più tranquilli di non poter portare anche un semplice raffreddore, secondo noi diventa proprio l'ABC nel futuro di questa vita, ma per tutti quanti. Diciamo che il Covid ci ha dato questo grande insegnamento, non siamo così invulnerabili, quindi se riusciamo a proteggerci e perciò fare della prevenzione, crediamo fortemente che questa cosa possa nel tempo ripagare chi utilizza questi sistemi. Assolutamente sì. È vero. Stefano, allora siamo entrati da pochissimo in 2021. Che possiamo augurare a MLab? A MLab auguriamo quello che auguriamo a tutte le persone che ci ascoltano e di questo mondo, perciò un futuro sicuramente più sereno. Speriamo assolutamente, crediamo diverso da quello del 2020, perché oggettivamente, anche se lavorativamente, ci ha dato delle grandi soddisfazioni. E siamo stati anche fortunati, però la fortuna non viene mai da sola, bisogna logicamente aprire gli occhi e guardare cosa c'è intorno, e perciò auguriamo tanta serenità e tanto lavoro sia a MLab, come dicevo, e a tutti gli interlocutori e a tutto il mondo in generale. Stefano Sarti, grazie.